ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo vlog all'interno del quale vi porto con me alla decima edizione del derby degli youtuber di Roma. Si è svolto tutto qualche giorno fa, io come sempre sto registrando questa parte di video qualche giorno dopo per fare un recap generale, per raccontarvi in ordine cronologico ciò che è successo, anche perché poi vi ricordo che domenica, il 20 marzo, alle ore 12, qui sul canale uscirà il video ufficiale del derby degli youtuber tra Roma e Lazio. Prima di partire non posso che ricordarvi come sempre di supportare intanto questo video con un like, poi il canale iscrivendovi e attivando la campanellina. Ovviamente seguitemi anche su Instagram, perché lì su Instagram sapevate già l'uscita del video in modo ufficiale da ieri. E poi su Instagram vi comunico quando faccio telecronache e in generale siete più in contatto con me. Parlando del derby, questa era un'edizione molto speciale, perché noi siamo partiti 6 anni fa praticamente con questo format. In questa occasione in particolar modo nessuna delle due aveva voglia di perdere e quindi c'era il rischio che prima della partita si sentisse un po' d'ansietta. Io devo dirvi che nell'arco del tempo, per quanto poi essendo l'organizzatore un po' la soffro in generale, perché devo pensare a mille cose e questo magari a volte mi penalizza anche in campo, ma è normale che sia così, rispetto agli altri devo fare un lavoro ulteriore, cioè controllare il triplo degli altri l'ansia, perché c'è chi pensa soltanto a giocare e devo pensare a mille cose. Infatti nei giorni precedenti sono stato fortunato perché ho fatto mille altre cose, ho preparato delle telecronache, ho accompagnato Om a visitare uno stadio abbandonato qui a Roma, che poi insomma scoprirete nei prossimi giorni sul suo canale YouTube, fino ad arrivare alla sera prima del derby. È la sera prima della decima edizione del derby degli youtuber e in questo momento, mentre il cane abbaia, sono un po' teso, ma in questo momento ve lo assicuro, è il vlog se non altro, perché come vi dicevo poco fa nell'intro del video, sono stati giorni belli, la preparazione a questo derby degli youtuber è stata bellissima, però mo me sto a cagà sotto. E non devo perché comunque la Lazio ha tutte le pressioni, cioè la Lazio ha vinto molti derby in più e quindi cioè se perde questo è più clamoroso da parte loro che da parte nostra. Però voi mi direte sì, ma perdere la decima edizione ha un peso specifico importante. Non fatemici pensare, perché non sto pensando a questo, sto pensando al fatto che voglio giocare. Soltanto questo, voglio giocare, tant'è vero che ho già tutto pronto, vi faccio vedere qua. Maglia rigorosamente Marconi 7 con calzettoni, pantaloncini e fascia da capitano, non quella arancione vista contro il Milan perché ha portato male e quindi c'è scaramanzia. Con i due palloni poi giocheremo con questo qui, quello tra virgolette estivo, perché questo qui è invernale ma è già tornato questo in Serie A e sapete io da un punto di vista estetico con i palloni mi fomento e devo essere preciso. Però in generale vi dico, sono stato anche fortunato nelle ultime settimane perché ho fatto molte cose, molte belle cose, e quindi ho pensato ad altro, non soltanto al derby. Per esempio qui proprio oggi, che mancavano meno di 24 ore alla partita, mi sono concentrato sulla mia prossima telecronaca che sarà domenica alle 16:15, cioè per voi ieri c'è già stata, spoiler, quindi sapete anche com'è andata questa partita, pazzesco. E allora io ne approfitto e vi comunico ufficialmente che giovedì sera alle ore 21 su DAZN sempre vi racconto l'Europa League. In campo c'è il Betis contro l'Eintracht per il ritorno degli ottavi dopo la vittoria dei tedeschi all'andata. Buongiorno ragazzuoli. Allora, intanto è una bellissima giornata e sono molto contento perché le previsioni si sono un po' alternate in questi giorni. Alcune davano sole, altre davano pioggia, altre nuvole. E quindi per il momento sono soddisfatto, speriamo che regga. Comunque io mi sono svegliato da poco, ho fatto colazione, ma come vedete le mie condizioni non sono da evento, perché in testa ho Babbo Natale che mi è cascato con tutte le renne. Ma questo insomma è normale, lo sapete, è sempre così. E poi ho anche questa barbetta da 12enne improponibile, quindi mi do una sistemata e poi ci rivediamo. Che dite? Un po' sono migliorato? Dai, cioè, nel senso, un minimo. Capisco che sono brutto di mio, ma almeno magari sono più presentabile per oggi. Allora, nel frattempo si sono fatte le 11:36, io ho finito le ultime organizzazioni varie, quindi ho preparato le domande per l'intervista doppia che ci sarà. Stavolta sentiremo Sickwolf da una parte e Sesco dall'altra. Ho finito di preparare la musica per il fonico e direi che siamo pronti. Quindi andiamo e ci vediamo in campo. Ma prima dobbiamo andare a prendere dei tifosi speciali. Ragazzuoli, allora, vi avevo anticipato che avremmo caricato due persone molto belle, ma internamente e esternamente non si possono vedere tutte e due. Partiamo da quello dietro, che è Valerio, l'avete visto, perché ha partecipato a un Milan-Roma sporadicamente. Sì, poco tempo, però ha partecipato. È vero. Poi c'è il cameraman che non vuole essere ripreso, giusto? Ah, si riprende così? Funziona. Funziona? Si vede?
Ti vedi? No. Come, cioè, quella... Sensazioni? Sensazioni. Che dite? Ma io la vedo... No, non dico niente, non voglio di niente, dai. Non voglio di niente. Tu come la vedi? Complimenti alle vittorie della Lazio. Complimenti alle giusto. Il mood è quello di settembre, vale, c'era a settembre. Ah, certo, certo. Mi ricordo, sempre... Già vinta dalla Lazio, no? Esatto. Era sempre già vinta dalla Lazio, sì, in principio. Sì. E vedremo, ragazzi, adesso arriviamo al campo. Guarda, c'è anche lo scritto della Roma, Roma Academy. Speriamo che porti bene. Io parcheggio lì che è un portafortuna. Oddio, il solito. È un portafortuna. O comunque ce l'hai sempre. Eh sì, poi c'è anche l'ombra. Quindi è tutto qua. Andiamo, dottore. Anche lei, il cameraman, può scendere. L'ironia non la colgono questi ragazzi d'oggi. Peraltro si parla di un classe 2004, lo vedete così, ma lui è piccolino. Sono 2004, sono... c'è 17 anni. Oggi, oh, ne faccio 18 quest'anno. Quest'anno? Sì. Pazzesco. Pazzesco, io quest'anno ne faccio 23. Pazzesco. E sai che non mi dovrei più portare in giro, magari? La macchina, patente. Guarda, è lui, lo ancora porto in giro. E ne ho fatti 23 giorni fa. Capito? Buongiorno. Che dici? Mazza, carico. Ti do il gomito? Carica. Non è neanche tutta. Ciao. Come andiamo? Ah, tutto bene. Una volta arrivati al campo abbiamo cercato di sistemare in anticipo tutte le attrezzature per portarci avanti col lavoro, perché immaginavamo che, visto l'evento speciale e visto quanto l'abbiamo sponsorizzato, ci fosse una fetta interessante di pubblico. Però non mi aspettavo, sono sincero, quel casino lì, perché poi c'è stata un sacco di gente a supportarci e devo dirvi è stata anche fortunata la gente che è venuta all'evento, perché si è goduta un partidaso, come dicono in Spagna, meraviglioso. Non vi posso dire com'è finita perché lo scoprite domenica, però vi posso assicurare che guardando il video e anche se siete stati lì all'evento, insomma, il divertimento non manca. Vabbè, Demon fa così, che è al primo derby dei 10 che vieni presto. Ma Sispo è morto. Allora la Roma. Ammazza. Pierappalo? Chiosa? Ho detto che c'è stata questa che è tipo Mutarelli. Sì. Ah, bella! Ah, beh. Sì, sì. Romanista, perdonate. Hai ragione, in parte hai ragione. L'arbitro dice ok, si parte! E questi erano un po' i momenti migliori che potevo farvi vedere. Come sempre non potevo regalarvi troppo di più, comincerò a regalarvi qualcosa di più già nei prossimi giorni, perché qui sul canale prima di domenica uscirà un'intervista doppia tra Sikwolf e Sespo. Sentirete un po' di opinioni, un po' di pronostici sulla partita ed entreremo in clima derby. Qui a Roma ovviamente il clima derby non manca da ieri, da lunedì, perché è la settimana che porta alla stracittadina. E a proposito, se volete nei commenti ditemi anche secondo voi chi arriva favorita al derby, anche se poi lo sapete, non c'è mai una favorita prima di queste partite. Comunque per oggi è tutto, non posso mostrarvi di più, vi ripeto, ma insomma aspettate domenica perché vi divertirete. Never give up. Un bacione e ci vediamo in settimana. Ciao ragazzi!